Ascoltala, ascoltala, ascoltala. Vivila, vivila, vivila. IRDM, IRDM, IRDM. Questo Tone dona la vita. Una vita musicale da moltissime soddisfazioni, immagino. Una vita musicale dà moltissime soddisfazioni, certo, e poi perché la vita musicale se l'è cercata da quando aveva 9 anni, ancora meglio. E ti sei fatta un paio di palle con sta... Ma manco per idea, ma nemmeno per idea. Non ti stanchi mai? Assolutamente no, lo dicevo prima agli amici, quelle quattro note sono l'unica cosa che ci accomuna e ci fa stare bene. Per cui... Ma andiamo più per lo swing oppure andiamo... Andiamo per la musica, non per lo swing, per la musica. C'è questa una preferenza. C'è lo swing. Ieri sera c'è stato un concerto di musica da camera e le sensazioni erano uguali. E personalmente mi ha fatto stare bene. Quindi approfondire questo tema noi lo consigliamo un po' a tutti, no? Sì, sicuramente fa stare meglio, allunga la vita e soprattutto... fa vivere felici. Dice che quando uno ascolta la musica o la suona non paga mai le tasse, è vero? Paga anche di più di tasse, perché non abbiamo agevolazioni, per cui fare questo mestiere... Le domande alternative ci vogliono, specialmente per un musicista estroso, no? Delle volte, perché uno che compone deve avere anche tanta fantasia poi alla fine. Ma chi compone, chi suona, fare il musicista è avere fantasia. Il pentagramma è vero che è fatto di 6 spazi e 5 linee? Allora, diciamo che il pentagramma è fatto da 5 linee e 4 spazi, però voglio dire, ci sono delle varianti. Il pentagramma così come lo conosciamo noi, però possiamo variare, i nuovi linguaggi usano cose... C'è spazio per tutti, come dice l'amico Fulvio. Meglio il fiato o meglio la macchina che dà il fiato? Meglio il fiato, se sarebbe grave, se ci fosse la macchina a dare il fiato, se sarei preoccupato seriamente. Ma oggi le realizzazioni musicali si fanno più con le macchine. Le realizzazioni, allora, diciamo, seriamente diciamo, c'è un modo di fare musica convenzionale e un modo di fare musica non convenzionale. Si può suonare con gli strumenti, si può suonare con le macchine. E come si usano? Si possono usare male gli strumenti e le macchine. Se si usano bene, va bene anche fare musica con le macchine. È sempre l'uomo che comanda, sia la macchina che lo strumento. La macchina e lo strumento, non è quella che comanda l'uomo. Ultima domanda, si è trovato mai a fare lo strumento anziché quello che suona lo strumento? Credo di no. No, sono sempre suonare lo strumento. Lo strumento è parte di te e devi essere tu che fai uscire dallo strumento quello che il tuo cervello dice. Svegliamo l'arcano. Sapete con chi stiamo parlando adesso? Io sono Giuseppe Spedicati, docente di fagotto e anche di nuove tecnologie al Conservatorio di Lecce, nonché, non so come è successo, direttore eletto del Conservatorio. Dal 1 novembre sarò il nuovo direttore del Conservatorio di Lecce. Non so se abbiamo reso l'idea, insomma. Ascoltala, ascoltala, ascoltala. Vivila, vivila, vivila. IRDM. IRDM, IRDM.